ecco qui Candela, adesso puoi stare tutto il tempo che vuoi con il tuo fratellino, mister Laniglia. Impostami la dossa, la barca. Allontanalo, vuole entrare nella gabbia di mister Forché. Mister Orecchioni, allontanalo. La candela può stare qui. Spacca. E non vieni solo. Vai a vedere la candela. Stai facendo? Allontanati, sei brutto, fai spaventare mister Orecchioni. Non solo, ragazzi, per mister Orecchioni abbiamo anche, guarda Anna che bella, l'erbetta! Che meraviglia! Ma come cibo! Sì, l'erbetta per mister Orecchioni, che bello! Sarà così contento lui adesso tra un po'. Io non ho mai ricevuto del cibo! Vuoi un po' d'erba, to? Magna. Sì, va benissimo, sì. E poi per guardare mister Orecchioni, io e Anna, guarda qui, ci sono due bei posti. Non mi dire! Guarda che bello, ci possiamo mettere che qui. Che bello! No, ecco. Ma sono da due! Oh, mamma mia, che fastidioso! Bello. Alex, vai via! Silenzio, dai fastidio a mister Orecchioni. Mister Orecchioni, mister Orecchioni è così bello. Che cos'è? Ci ho fatto la pipì sopra. Vattene via con quella tua cuffia da sfigato. Non ti vuole nessuno. Però mister Orecchioni è ancora triste, Anna. Perché? Ma perché deve crescere l'erba? Ha bisogno di un po' di erba. E non è che bisogna innaffiarla la sua erba schifosa? No. E allora cresce da sola, Anna. Abbiamo un attimo di pazienza, pazientiamo. Devi annaffiare, devi mettere l'annaffiatoio automatico. Anna la sta annaffiando con la sborraccia, però. Brava, Anna, sborraccia bene dappertutto. Magari fai l'annaffiatoio automatico è più comodo. No, è una tecnologia che non conosco io, non lo so fare questo. Lo innaffiamo a mano, così. Anzi, ragazzi, perché giustamente qui tutti devono fare la propria parte. E tu sei uno schiavo. Cosa? Cosa hai detto di me? Sei lo schiavo del mare, perciò... E che devo fare quindi, scusa? Tu sarai l'addetto al benessere... No, non lo faccio! Cosa hai detto? Hai capito bene, io non lo faccio, mi impunto! Devo cacciare? No, Anna! Devo cacciare via? E dove mi caccia al mare? Esci dalla zattera, esci dal gioco, giochiamo da soli, Anna! Giochiamo da soli, Anna! Lo fai! Pensavo che stessi cercando. Vai a buttare questa. Riciclala appositamente. L'hai buttata nel mare? No. L'hai buttata lì? Vai con lei, Alex. No, non c'è più, se n'è andata, non ce n'è più. Alex, mi devo arrabbiare. Abbiamo il bidone qui. No, io non lo uso questo perché è meglio di me. Perché è utile, appunto. Ai complessi. Ormai perché ogni arredamento è migliore di lui. E vabbè, Alex, però ci devi fare la ragione. No, adesso mi riempio le chiappe di putridacque. Vabbè, ragazzi, ignoratelo, non fa nulla. Lasciatelo stare. Oggi ben ritornati su Raft questo giorno. Verrà ricordato per molto tempo. E non solo, perché mister Orecchioni finalmente troverà la felicità qui con la sua sorellina, la Candela, e tutti noi. Ma anche perché oggi noi prenderemo il largo per andare alle coordinate dell'isola finale. Alex, dammi il numero per queste coordinate, forza. Dimmi per favore. Alex. Pure? Dammi il numero. Dai, va bene. Oh. Il numero è... Sì. 3. Sì. 7. Sì. 3. Sì. 9. Bravo, bravo, la Candela. Ecco qua. E là. Ecco. Che brava la Candela che ti sa dare le coordinate. La candela è la migliore. Allora dobbiamo girare. Nulla. Dai zitto, fallito. Dobbiamo girare, credo, e andare forse in quella direzione. Alex, conducimi nella direzione schiavo del mare. Anzi. Che dov'è la candela? Esci dal gioco. Giocherò da solo. No. Esci dal gioco. In subordinazione? Te lo dico io, va bene? Sì. Bisogna mettere i motori al contrario e andare di là. Ok, quindi senza girare? No, giriamo poco però. Va bene. Anna, ci penso io, ma voi dovete dare benzene ai nostri motori. Li ho già preparati tutti quanti, signor capitano. Io li ho girati, li avvio? Avvia. Avvio, Alex, controlla se siano giusti, non si sa mai. Perfetto, va bene, però bisogna togliere l'ancora. Ci pensa il capitano a issare l'ancora. Ecco qui. Stiamo andando bene, Alex, dimmi se devo girare. Mi sa che dobbiamo girare un pochettino, sì. Direzionami.
Verso sinistra. Sinistra, tanto, così. In parte. Quella è destra, ho sbagliato io. Ma quella è sinistra, non lo so. Alex, dall'altra parte. Hai sbagliato tu o ho sbagliato così, io? Così, così, va bene. Ho sbagliato io. Alex, questo è un atto veramente di scarsa fiducia nei confronti del tuo capitano. Dovrei essere relegato di un posto ancora più in basso rispetto alla candela. No, ti prego, non è giusto. Andiamo bene così? No, bisogna girare dall'altra parte. Dai, cosa potrebbe fare? Così. Il portacandela. Vai ancora, ancora un pochettino. Ha ragione. No, Anna. Sì, non lo faccio io. Il cancetto della candela. No, lo faccio. Va bene. Se non vuoi fare faccio tutto per rimanere con voi. Allora devi uscire dal gioco. Se no, fai il portacandela. Che tu ti sdrai per terra, noi te la piazziamo in testa la candela. E tu stai zitto e fermo. E se la candela cola un po' della sua cera bollente, tu stai zitto. Perché non è che puoi rompere le palle e fiatare, no? Tira un altro po', però. A sinistra o a destra? Non lo so, verso dove guardo io, di là. Di là? Così? Sì, 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 perfetto. Ancora? Aspetta, ancora leggermente. Che gran capitano. Fermo, così? Fermo. Siamo perfetti? Gran capitano, siamo perfetti, allineati. Dobbiamo andare in quella direzione. Anna, ma vedo che tu non ti fai perdere dalla voglia di lavorare. E si sei già messa a cucinare dei squisiti ma panti. Ma ovviamente il mio capitano deve essere sempre stato lo e ben... mangiato. Va bene. Capitano, posso dare un consiglietto? Sì, sì. A lei piacevano quei bei drinkoni che aveva trovato. È vero, è vero. Potremmo fare la pentolozza. E sai che quella non lo so se la sappiamo fare. Quei drink erano squisitissimi, me li ricordo molto anch'io. Lion, ma buoni davvero. Lo so che non ti piace che ti interrompo, ma ho trovato una cosa superiore ad Alex. Sì, ma stai cambiando discorso, non devi fare. Perché non hai aspettato? Perché non hai aspettato? Perché non? Ma me ne aspetterò. Perché? Perché non? Perché questa è l'ignoranza, ragazzi. Ma qualcosa di bello. Aspetti un attimo e poi la dai. Il aspetti signore. Un attimo. Va bene, signore. L'ignoranza è brutta, È una sì, brutta è vero, bestia, signore. È una brutta non bestia. Non deve più mangiare lei. Stai meglio. Zitto. No. Fallito. Come ti permetti di dire queste cattiverie della buona Anna, No, non volevo mai, signore. No, che sta facendo? Sto allungando un pochino la nostra zattera. Aggiungeremo anche un altro motore che voi provvederete velocemente a riempire di carburante. Ho già la legna pronta. Bravo, bravo, è il tuo dovere quello. Non è che stai facendo niente di più. Ma dimmi piuttosto, quanto tempo dovremmo viaggiare? A quanti chilometri è distante questo luogo dove dobbiamo Stiamo andare? Stiamo viaggiando a molti nodi di vento. E ci manca ancora da fare 1500 metri. 1500 metri non è poco, ma vabbè, si fanno. Vabbè, c'è da viaggiare un pochettino. Si fanno. Allora, intanto io colloco il motore. È incollocabile, ecco qua, perfetto. Lo amplio un pochettino per dargli lo spazio di manovra intorno. Alex, mi raccomando, sbrigati, mettilo operativo. Dai, zitto! Ma cosa fai? Chiedi aiuto! No, ma infatti, ma io l'ultimo freone della zattera, come si permette? Lo vuoi questo pampo da mangiare? Oh mio Dio, ma il pampo, non lo dia la candela, la prego. Di sicuro non lo do neanche a te. Adesso piazziamo. Signor capitano, no. Lo squalo si è mangiato un pezzo. Non importa. Allora, questo qui serve per fare le bevande. E questo qui serve per fare i cibi da mangiare. Bello! Ragazzi, sono robe dell'altro mondo, Allora, per esempio, noi abbiamo anche qualche ricetta. Le abbiamo esposte da questa parte. Per esempio, sappiamo fare la bistecca alla marmellata, madonna mia. La frittata con funghi, mamma mia. Lo spremitore può fare il mango nana, che è un mango, due banane. Non abbiamo banane. Il frullato argente mango. Oppure serve la banana. Il pollo al coq. Questo è buono. Ma non abbiamo il fungo. Arca miseria. E non possiamo fare nulla. No. Troveremo presto. Questo forse sì. No, non è vero. No, perché non possiamo fare nulla, ragazzi. Però troveremo presto una ricetta che potremo fare. Oppure gli ingredienti che ci mancano. Adesso, Anna, finalmente puoi darmi l'oggetto superiore ad Alex. E non sei qui per farlo. Io provo un senso di repellenza verso di te quando fai così. Ecco, Mi sei lurida. Non è più superiore a me, mio Dio, vero? Oh mio Dio, sei superiore a te. È incredibilmente superiore a te. Non siete ma proprio sullo stesso piano. 10? 11, fratello, 11. No. Come puoi vedere questa, e te la mostro, vieni, ti faccio vedere proprio che questa prego, che no. Ti è superiore, è una vecchia scarpa. Ma perché pure usata e puzzicchia? E ci puoi mettere pure un fiore? Ci puoi mettere un fiore? Sì, lo puoi mettere dove vuoi il fiore, te lo reggo io. Te lo metto, stai zitto, lurido, metti il fiore, Anna, fammi vedere com'è. Bisogna mettere il semino, semino. Oh mio Dio, Alex, in te nessuno mai metterebbe un semino. No, perché no, è una cosa orribile. No, è orribile. Nessuno mi ama. Oh,
che cosa c'hai in mano? No, che cosa stavi facendo tu qui? Stavo guardando annusavo. Annusando solo mi riempio io. È una tecnica di sopravvivenza. Ma non ti permette, eh? Non ti permette di mangiare. Ma che sta mangiando? Quello era un bel lombo. Ah, li conosci bene i pesci, eh? Sì, un palombo questo è. È buono. No, lo prego, me ne dia uno, anche quello piccolo. Questi sono tre pampi cotti, Alex. Va bene, un bel pampo. Ma non c'è per te, però, mi dispiace. Dai, la prego. Non è possibile, fratello. Non è giusto. Lo so. Io non mangio mai niente, però, su questa satira. Anna, ma io ho una domanda, vieni un attimo. Dimmi tutto. Ma sì. Quando tu, io non l'avevo mai fatto finora, ma tu quando raccogli le barbabietole, no? Sì. Tu ne raccogli una. E quando ne pianti una. E non ci guadagni nulla. Ne raccogli due. A me non me la date due, non me la date. Non mi sembra che me la date. Non mi pare che me l'abbia data. Ma sì che te le ha date. Ma vabbè. Oh, chi ha toccato? Che cosa? Ah, chi è stato qua? No, è stata lei. No, io sono messo, non ho tolto. Alex. No, laggiù, le giuro, non ho nulla. Svuota le tasche. Non ho nulla. C'ho io, nulla. Alex, quanto è vero, Dio, ti squarto e controllo quello che hai mangiato, eh. Venga a vedere qua invece che c'è un upgrade qui. Aspetta che devo piantare i cocchi e i manghi. Ma penso io, faccio. Anna, a piantare i cocchi. Dubito, tanto solo tu ce l'ascia. E perché serve l'ascia? È perché cresce l'albero, si piantano qui. E va tagliato l'albero. Madonna, e vedi io che di queste cose non so fare nulla. Anna fa tu, cioè questa zattera la manda avanti lei, eh. Diciamoci la sincera verità. Ma Anna faccio non può... del mio meglio per essere utile, signore. Bisogna piantare il seme, hai capito, Alex, come funziona la natura? Ah, il seme viene l'albero. Ma questo, Anna, è cresciuto, eh sì, ci sono i manghi. Sì. Mamma mia, Alex. Ne posso prendere uno? Adesso esageri, dai, eh. Cosa sarebbe bellissimo per il nostro mister Orecchioni? Sì. Dargli un vaso grande con un albero tutto per lui. Bell'idea. Io manco la brandina. Zitto. A te nulla. Ma niente. Controlla invece. Oh, mister, guarda com'è felice Anna. Visto? Ah, mio Dio, io sono preoccupato per la felicità di Mister Orecchioni, eh. Tant'è vero che ho deciso che gli faccio anche una tettoietta. Che bella! Mamma mia, wow, è veramente gentile, capitano! Guarda, così può stare al riparo se c'è molto caldo. Lui può stare al riparo, hai capito, Alex? Hai visto, Mister Orecchio, che bello! E il riparo mio qual è? Che quando c'è la tempesta mi butti in mare! Sei geloso di Mister Orecchioni? No, per niente, guarda! Guarda com'è bello che lo puoi tenere in guarda, braccio. Mi sembra quasi che tu sia invidioso. Magari mi sbaglio, magari mi sbaglio. Mi spero di sbagliare perché lui non vorrei. Lui ha il cibo, è la tettoia. Cosa? Nulla. Cosa? Niente. Guarda che bella, guarda che bella. Madonna. Che bello. Madonna, Alex, tu nulla, ma Mister Orecchioni. Che bello. Non è proprio Zitto, lavora. Servo. Mettigli l'albero. Alex, lo sai che io ti voglio bene, vero? Sì, lo so. Non ti passi mai. Ma mi sembra convinto. Mandami la bistecca. Alex, se l'unica cosa che tu pensi è mangiare, allora non ti voglio bene. Ma che bella è sto vaso. Due ne ha, eh. Due, bellissimi. Meravigliosi davvero. Ma se mi mangi un cocco esce il seme, Anna? Ma... No, non penso. No, il cocco è il seme. E non si pianta, non è vero. Ecco, il seme di palma. Dove è il seme di palma? Serve un altro seme per Mister Orecchioni. Alex, quanti metri mancano all'arrivo? Ah, ci vado a guardare subitissimissimamente. Sì, è il tuo lavoro. 600 metri, ma bisogna 600. Attrezzarci. Ah, verso di che direzione, Anna? Prendi un altro seme, presto, sbrigati e vallo a piantare. Dubito, signore. Verso di là. Non lo so qual è. Così? Sì. Molto ancora? Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora? Basta così. Quindi eravamo... E mancano... Eravamo direzionati sbagliatamente. Ma leggermente, perché la corrente ci ha spostato. Io non darei la colpa alla corrente. Non è bello per niente. Mancano 500 metri comunque, capitano. Va bene. Vieni a vedere che noi mangiamo e che Mister Orecchioni mangia. Anna, rimetti com'è immediatamente. Anna, qua. Non ti permette di toccare. Non mi piace quando c'è il vuoto dietro, ho paura che cado. Alex, guarda che... No, però... Oi, fuori! Adesso guardi che mangiamo e ci divertiamo con Mister Orecchioni, hai capito? Va bene.
Anna, divertiamoci e mangiamo. Hai da mangiare? Che bello, io mi siedo, mi guarda, bevo, c'ho sete. Sì, io metto un tappeto per Mister Orecchioni. Guarda, guarda. Pure il tappeto! Così, ci puliamo le scarpe prima di entrare, vedi? Quando mi cammini addosso a me invece non ti pulisci mai le scarpe. Non ti cammino mai addosso, mi fa schifo, sei letame. Lo so. Guarda pure dentro. Che bello! Mamma mia, mamma mia, sei bello. La cuccia. La cuccia ce l'avrà tua madre. Questa non è la cuccia, questo è il posto di Mister Orecchioni. Guarda come mangia! Mangia? Mangia di gusto? No, che carino. Spacca, spacca quello che ti pare, però non dare fastidio, che questa è la zona di Mister Orecchioni, eh. Basta, mi butti in mare. Ecco, buttati in mare. Allora, qui se vogliamo stare, Anna, guarda cosa ho messo. La mensola, oh che bello. Così possiamo leggere le fiabe a Mister Orecchioni, eh? Che bellissimo. E alla candela. E alla candela, naturalmente, anche alla candela, che la candela vuole sentire le fiabe e vuole anche lei essere contenta. Vero Alex? Che bello, la candela è tutta felice e Alex è qua fuori a mettere la roba nei motori e la gira nel cielo. Wow. Mi sta agitando. Guarda cosa ho messo per Mister Orecchioni alla candela qui. Ecco, dai, fammi guardare. Un dipinto. Pure. E dei libri, perché sicuramente Mister Orecchioni leggerà tutti i libri. Ma allora non stavi ascoltando. No, Lion, giusto, guarda. Che? Lì. Oh mio Dio. Oh mio Dio, madre di Dio! L'isola finale, ragazzi! Tangaroa, l'isola del Tanga! Ah, questa è piena di risorse, però bisognava trovare l'entrata. Alex, ti è andata bene, te la sei scampata per un pelo, lo sai? Che fortuna! Troveremo tanto cibo là sopra, capitano! Tu no! Questo è poco ma certo, tu niente! Tu neanche un po'! Devo girare, seguo ragazzi! Seguo le frecce gialle! Dove sono le frecce? Ah, da quella di parte là. Sì. Alex, sappi che sono molto arrabbiato con te. Molto, molto arrabbiato. Lo capisco, mi chiedo perdono. Sei un lurido ignorante, un analfabeta, un maledetto. Capisco anche questo, chiedo perdono. Un invidioso, un geloso, un disgraziato, un miserabile, un mascalzone. Perdono, Mister Orecchioni. 14 mesi qua in mare non ho ricevuto manco una bistecca. Io niente cibo, io sempre qua morto di fame. E Mister Orecchioni tutto quello che vuole. Mister Orecchioni, se hai bisogno di qualcosa ieri, l'ultima puoi chiedere che papalaio è pronto per te. Cosa hai detto? Niente. Dai, guarda. Mangiare. Stai attento a minacciare Mister Orecchioni perché ti faccio fare la fine del pesce, eh. Ho capito, no. Metto anche una più. Frase motivazionale per Mister Orecchioni. Vediamo cos'è. Le cose belle vengono a quelli che galle. Bellissima questa. Vediamo un'altra. E infatti lui è una cosa bella. È vero. Io vado a fondo e non mi arriva niente. Zattera, dolce zattera. Tu devi andare a fondo. E speriamo che non ci ritorni qua. Ok. Questo è cattivare. È così perché sei geloso e stupido e analfabeta. Capitano, dobbiamo entrare in quella bucatura. Ok, allora ci fermiamo. Che dite? Sì. Tiro l'ancora, la tira lei. È una buona idea. Vai, tira, che sono da fanculo. Tira. Non posso correre, non vabbè, fare. Vabbè, siamo fermi in realtà, siamo abbastanza fermi. Sì, ho calato l'ancora, okay, spengo i motori. Sì. Ragazzi, motori spenti. Siamo arrivati. Ora, questa è la sfida definitiva per ogni sopravvissuto, perché questo posto potrebbe sembrare un luogo bellissimo, no? Dove la civiltà è ancora fiorente, ma in realtà non è, purtroppo non è più così. Perché presto ci renderemo conto che anche questo luogo è ben che abbandonato. Ma è pieno di creature maligne che ci attenzione, vogliono uccidere. Però lì dentro potremmo trovare finalmente le coordinate per la salvezza, è l'ultima nostra speranza. Allora io direi però di prepararci dovutamente per entrare. Quindi guardate che cosa posso fare. Una spada. Ma c'è, sciabola! Ma no, vabbè, ma è bellissima! Malissimissimo, non mi tocchi mai più. Spacht, sciabola! E la faccio anche per Anna. Ma davvero? Per me? Per me? Allora, io la farei anche per te, però devi ma promettere. Ma mi hai dato questi. I pampi. Vabbè, prenditi pampi. Anche i pampi. Tieni, posso mangiare la i pampi? Certamente. Grazie. E Alex, anche per te. Ma che mio Dio, che bello! Questo è il giorno più bello della mia vita! Però devi promettere di comportarti bene e non dare noia a Mister Orecchioni, che ti è Sarà superiore. Sarà molto valoroso. No, no, lo rispetto, chiedo perdono. Chi è superiore ad Alex? Mister Orecchioni. Solo Mister Orecchioni? La candela, il bidone e tutto quello che c'è qua. Ogni cosa, Alex. Ogni cosa. Daia! Ridammela, che queste costano. No, mi scusi. Ecco.
Bene ragazzi, a questo punto ci manca un'altra preparazione fondamentale. Ognuno di noi deve essere dotato di luce per testa, perché lì dentro potrebbe esserci delle zone buie e non lo vogliamo. Questa è un'ottima idea. Allora, ma ci sono anche tipo, non so, una corazza, qualcosa? Ma volendo, perché ci ho paura, sarebbe. C'è gente che ci aggredisce. Ci sarebbe. Allora Alex, luce, te. Oh, grazie, luce per la testa. Anna, luce. Grazie. Mettila, no, non metterla adesso, che poi la usiamo quando è il momento. E Lion, io già ce l'ho, eccola qua, luce. Poi, corazze, allora ci sarebbero anche le pinne, però cosa stai facendo? Guardi il mare, stupido Dio, tocchi le casse? No, non lo volevo, lo giuro, perché non avevo più roba dentro e quindi volevo togliere la roba dentro da me, ma sono idiota io, lo sa che io sono idiota, non mi guardi così che già capisco tantissime cose dal suo sguardo, mi dia una sciabolata. Cosa capisci dal mio sguardo? Che sei uno stupido demente. Scarto sei. Vabbè, mi stavamo scusi, dicendo, capitano. Anna è andata a toccare le casse anche lei. No, no, ho depositato il cibo perché se no lo ruba. Stravanganda. Allora, c'abbiamo l'armatura. Certo che ce l'abbiamo l'armatura protettiva, questo pezzo, però non so se è bello. Alex, fa vedere com'è. Oh, grazie, grazie, la indosso subito. Oh, dove sei indossata? Gli spallini. Vabbè, vabbè, però è buona, no? Cioè, protegge. La tengo? Sì, 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 sì. Ma che bella, c'hai l'armatura tutta spallosa. Mettila grazie. Anche tu, in teoria protegge. Ci abbiamo anche i gambali. Io posso farli, li faccio anche per voi. Allora, gambale. Oh, ma che belli! Anna, belli! Schiavo, gambale, mi raccomando. Grazie, grazie, molto gentile. Ci sarebbe anche il casco, però come casco, diciamo, noi abbiamo preferenze diverse. A lui piace avere in testa quella roba là. Io è ho il bellissima. Cappello. Manna, ma cosa fai? È solo questo, c'ho dai, io. Dai, sembri un efficiente. Non metterlo quello, non metterlo. Mettiamo un altro. Ma io non ho nulla. Non come no? Fatto vieni, nulla vieni, vieni. Me. Ma che dici? Vieni qua. Allora, puoi essere un orso? Ah no, io ste capocce non le metto un perché uccello. Non vedo mai nulla e poi divento stupida. Lo squalo, il cinghiale. Poi quelle so, vedo. Cioè, non è che c'è un'altra scelta. Una di quelle, quale ti piace? Voi siete tutti scimmie. Quale ti piace? Questo. Ma questo sembri stupida. Non fa niente. E allora sei stupida davvero se ti tieni quello. Va bene. Tanto poi non lo possiamo mettere perché se dobbiamo tenere la luce là fuori non possiamo mettere altro. Beh, io direi che siamo pronti. Facciamo la il pieno. La l'acqua. Non penso serva, ma nel caso posso farla anche durante il viaggio. Mi porto un bel po' di risorse e riempiamo anche la borraccia. Anche io? Tu no. La prego. Va bene, va bene, va bene, va bene. Oddio, grazie, gentilissimo. Qua c'è la ciccia cotta e il pesce se vuoi. Allora prendo il pesce gatto. Zitto, tu non c'è nulla per te. Adesso non esageriamo, Ma già sto strisciando per terra praticamente. Striscia, striscia. Allora ho preso un sacco di carne, ragazzi, siamo a posto, siamo a posto. Certo, essendo così vicini alla fine del gioco, sarebbe il momento di dar da mangiare anche gli affamati. Quindi cosa, mi domando bene, se Mister Orecchioni starà bene per la nostra. Ma c'è tutto quello che ma ti sì, guarda. Che sta bene, c'ha tutto quanto. Sarai bene. Le palme, non è giusto. Scusa, Alex, stai zitto, che nessuno ti caga. Però, magari per l'occasione, Mister Orecchioni dovrebbe essere alleggerito di tutto questo pelo perché fa molto caldo. Quindi lo raso, ok? No, a me non mi hai mai rasato. Ah, che schifo. Ecco qui. Schifo. Ale, guarda com'è bello. Tutto speluccioso. Meraviglioso. E ci ha dato la lana con cui si possono fare delle altre meravigliose cose. Per noi, non per Alex. Per Alex non si può fare mai niente. Adesso. Ma perché? Ultima cosa. Perché fai schifo? Va bene. Ho capito questo. Ecco, allora non fare domande. Però stavo dicendo che, visto che ci siamo ormai, è inutile tenersi tutto sto cibo da parte. Diciamoci la verità. Cioè, a cosa servirebbe conservare tutto questo cibo? Io mi sto portando 12 bistecche, 2 carne di squalo, 3 rape, 2 sgombri cotti, un pesce gatto cotto, 7 angurie, 3 manghi, 3 cocchi, insomma. Quanto cioè, cibo c'hai? Un salmone. A questo punto sarebbe veramente uno schiaffo alla miseria. Guardi, non dare anche ad Alex qualcosa, ragazzi. Per cui io mi accontento di poco, anche 3 rape. 3 rape, va bene. Una rapa. Io con una rapa non ci mangi molto, però. Ma guardi, meglio di 0 è tutto. Vabbè, tutto. Dai, allora, c'ho questo. Questo mi dà una cosa con roba. Questo si chiama avanzi, questo. Va benissimo. Vabbè, conservatelo però per quando avrai fame, perché non c'è altro. Va a bene. Te, intanto io mi alimento ben bene e bevo anche. Vabbè, però mi mangio anche io spazza, mangio il pescetto. Sì, sì, noi mangiamo bene, Anna. Lui nulla. Gnam, gnam. Fatelo durare quell'avanzo,
Mi raccomando. Se ci sarà da saltare lo mangerò. Ecco, solo bravo, in quel caso. Solo in quel caso. E mi fermo, ragazzi. Prossima volta entreremo nella bellissima cupola qui di Tangaroa e vedremo i segreti che nasconde. Confido che ce la faremo, ma per oggi Lion out. Ciao.